Tanto tempo fa, in un ridente paese di campagna, viveva una ragazza bellissima di nome Bella. Il padre di Bella un tempo era un uomo molto ricco. Poi purtroppo i suoi affari cominciarono ad andare male, tanto che egli si ammalò. Da allora la sua famiglia fu costretta a vivere in povertà. Bella si occupava delle faccende di casa e si prendeva cura del padre. Le sue sorelle, invece, preferivano passare le loro giornate oziando. Hai l'aria felice oggi, Bella. Cosa ti è successo? Oh, niente. Sono felice perché ho fatto il bucato. Lavare la biancheria mi fa sentire bene. Che cosa? Dici davvero? Beh, in questo caso possiamo approfittarne per fare una passeggiata. Sì, buona idea. Metti in ordine tu le nostre stanze mentre noi non ci siamo, vero, Bella? Ma certamente, ci penserò io. A più tardi, sorelle. Finché un bel giorno il padre di Bella ricevette una notizia inaspettata. Ah, questa lettera dice che è appena arrivata in porto una nave carica delle mie merci. Ormai ero convinto che quella nave fosse naufragata, ma ora che è arrivata in porto posso rimettermi in affari. Oh, che bello, papà! Mi raccomando, sii prudente e abbi cura di te. Certo. Non dimenticarti di portarmi un bel vestito. Per me invece porto un collo di pelliccia, papà. Va bene, me lo ricorderò. E tu non vuoi che ti porti qualcosa dal mio viaggio, eh, Bella? Io voglio soltanto che tu ritorni a casa sano e salvo. Beh, ecco, non c'è neppure una rosa nel nostro giardino, quindi se riesci a trovarne una, papà, vorrei per favore che tu me la portassi. Una rosa, dici? Come vuoi tu. Ora devo andare, arrivederci. Mi raccomando, non ti stancare troppo, papà, a presto. E così il padre di Bella si allontanò, dirigendosi verso il porto. Ma purtroppo, quando arrivò a destinazione, si trovò davanti all'amara scoperta che la sua merce era stata confiscata. Sconfortato, fu costretto a riprendere la via di casa senza aver guadagnato un solo centesimo. Quindi cominciò ad inoltrarsi nella foresta. A un tratto si rese conto di essersi perduto. Oh, povero me, temo che finirò per morire assiderato. Eh? Oh, ci sono delle luci. È strano un castello in un posto così. Mi sono perduto nella foresta, ritornando a casa mia. Posso passare la notte all'interno del castello? C'è nessuno? C'è nessuno all'interno di questo castello? Ehi, cosa... Grazie al cielo. Chiedo scusa, ho approfittato della vostra ospitalità. Oh. Che meraviglia. Il
fuoco acceso e tutte queste buone cose sono un dono di Dio. Ti ringrazio, Signore. Con tutto quel ben di Dio, il padre di Bella poté saziare la sua fame. Dopo aver cenato, trovò una camera con un bel letto comodo e si addormentò. Poi, la mattina seguente... Cosa? Incredibilmente, tutta la neve caduta il giorno prima era scomparsa. Da queste parti succedono cose straordinarie. Oh, queste rose sono meravigliose. Ne coglierò una, così potrò fare felice almeno Bella. Sei un maledetto ingrato, dovresti vergognarti. Povero me. Ti ho offerto la migliore ospitalità nel mio castello, salvandoti da una morte sicura, ma tu, in segno di gratitudine, hai pensato di rubarmi i fiori a cui tengo di più. Pagherai molto caro quello che hai fatto. Vi prego di perdonarmi, non immaginavo che quelle rose fossero importanti per voi. Mi sono ricordato che una delle mie figlie ne voleva una e hai così... Hai delle figlie? Sì, signore, ho tre figlie meravigliose che mi aspettano a casa e non posso morire perché non voglio abbandonarle sole al mondo. Se le cose stanno così, ti lascerò tornare a casa. Come? Ma sta dicendo sul serio, signore? Sì, però tu in cambio dovrai portare nel mio castello una delle tue figlie. Ma come faccio? Nel caso in cui nessuna delle tue figlie volesse venire a vivere nel mio castello, allora dovrai tornare qui tu al loro posto, devi giurarmelo. Farò come volete voi, signore, ve lo giuro. Va bene, ma se non manterrai la tua promessa, sappi che oltre alla tua vita andrà di mezzo anche la loro. Sì, signore. Tornato a casa, l'uomo raccontò alle figlie quello che gli era successo nella foresta. Oh, che cosa tremenda! È colpa tua, Bella, che hai chiesto la rosa! Io non ho nessuna intenzione di andare in quel castello. Ah, nemmeno io. Dovresti andarci tu, Bella. No, no, tornerò io al castello e tutto si sistemerà. No, non è possibile. Non puoi abbandonarci così. Come faremo noi senza di te? Oh, papà, preferisco farmi mangiare dalla bestia piuttosto che vederti tornare in quel castello. Ormai ho tanti anni sulle spalle e ho già fatto la mia parte nella vita. Tu sei troppo giovane per sacrificarti. Non cercare di convincermi, andrò io al castello. E poi non è detto che la bestia mi voglia con sé per farmi del male. Forse, se sarò sempre gentile con lui, potrebbe anche lasciarmi tornare a casa. Ma Bella, io... Non dire più niente, papà, ormai ho deciso. E infatti, per quanto suo padre cercasse di convincerla, Bella non cambiò idea. Fu così che il mattino seguente, allo spuntar dell'alba, Bella e suo padre partirono alla volta del castello della bestia. Sono qui, signore. Le ho portato mia figlia. Oh. Il mio nome è Bella e sono venuta al posto di mio padre. Come mi avete chiesto, signore? Bella, sei contenta di essere venuta qui da me? Sì, sono felice di essere qui, signore. Sei una ragazza dall'animo buono e gentile. Lascerò che tuo padre torni a casa come gli avevo promesso. Partirai dal mio castello domattina all'alba. Sì, signore, ma... A domani, Bella. Signore! Oh, Bella! Sebbene quella fosse l'ultima notte che padre e figlia avrebbero passato insieme, i due si addormentarono quasi subito, come se fossero stati colpiti da uno strano incantesimo. Infatti, quella notte... Non hai esitato a sacrificare la tua vita pur di salvare quella di tuo padre. È stato un gesto molto generoso da parte tua. Il grande coraggio che hai dimostrato verrà ampiamente ricompensato.
Il giorno dopo, il padre di Bella partì sconsolato per avere lasciato la figlia alla mercé della bestia. No, ormai è inutile piangere. Meglio farsi coraggio e dare un'occhiata a questo castello. Che succede? Che meraviglia! Che bella camera! Vorrei tanto sapere chi ci abita. Tu, Bella, tutto questo è tuo. È tutto mio. Questa camera per me. Allora forse... Bella capì che la bestia non intendeva farle del male e questo le diede molto coraggio. Ogni tuo desiderio è un ordine. Tu sei la regina e la padrona di questa casa. Significa che sareste disposto ad esaudire un mio desiderio, signore? Sì, certo. Avrei solo una richiesta da farle. Vorrei sapere se mio padre è riuscito a tornare a casa. Grazie al cielo. Bella, mi permetti di rimanere un po' insieme a te mentre mangi? Certo, voi siete il padrone di casa. Ma se la mia presenza dovesse darti noia, non esitare a dirmelo e io tornerò da dove sono venuto. Ma cosa dici? Bella, devi essere sincera con me. Anche tu pensi che il mio aspetto sia mostruoso e repellente, non è così, forse? Sì. Oh, mi dispiace tanto, ma io non sono capace di raccontare delle bugie. Non scusarti, io sono un essere mostruoso e non sono per niente saggio. Anzi, facendomi delle illusioni dimostro di essere irrimediabilmente stupido. No, non siete stupido. Se foste veramente stupido non vi rendereste conto di tutte queste cose. Siete una persona molto intelligente, invece. Lo dici solo per consolarmi. No, io dico sempre quello che penso e vi ho appena dimostrato di non saper raccontare delle bugie. Bella, tu hai un animo molto sensibile e un cuore sincero. E se soltanto io fossi una persona più saggia saprei trovare un modo migliore per esprimere i miei sentimenti. Ma per ora riesco solo a dirti la parola grazie. La cena è stata deliziosa. Vi ringrazio e vi auguro buonanotte. Bella, tu accetteresti di diventare mia moglie? Ti sto chiedendo di sposarmi. Che cosa rispondi, Bella? Beh, io mi rendo conto che voi siete un uomo dall'animo molto nobile e gentile, però io non posso accettare di sposarvi. È molto tardi. Buonanotte, Bella. Poverino, deve soffrire molto. Ma io non posso sposarlo. Da quel giorno, la vita di Bella al castello della bestia continuò senza altre sorprese. La fanciulla trascorreva le sue giornate in modo molto tranquillo, leggendo o passeggiando in solitudine. Di sera, mentre lei cenava, la bestia le faceva compagnia e per divertirla le raccontava le storie più incredibili. Bella era felice della sua vita e delle attenzioni che la bestia le dedicava, al punto che cominciò ad apprezzare la sua compagnia e ad aspettare con ansia il suo arrivo. Ma nonostante tutto, Bella non se la sentiva di accettare la sua proposta di matrimonio. E tuttavia provava sempre una grande tristezza nel leggere la disperazione sul volto della bestia ogni volta che gli ribadiva il suo rifiuto. Finché un giorno... Bella! Oh, Bella! Oh, no, papà! Vi prego, signore, vi prego! Lasciatemi tornare da mio padre! Ha bisogno di me e se non dovessi più rivederlo morirei di dolore! Non dire così. Se tu dovessi morire io non sopravviverei. E va bene, ti do il permesso di tornare da tuo padre. Parla
detto sul serio. Sicuro, però dovrai promettermi che qualunque cosa accada fra una settimana tu tornerai qui. Sì, lo prometto. Prendi, questo anello ti porterà da tuo padre. Un anello? Quando deciderai di tornare da me, prima di andare a dormire, ricorda di appoggiare questo anello sul comodino vicino al tuo letto. E se dovessi decidere di non tornare, allora io... Arrivederci, Bella. Il mattino seguente, quando Bella si risvegliò, si trovò nella casa di suo padre. Sono io, Bella. Mi riconosci, papà? Ciao, Bella. Spero tanto che non sia solo un sogno. No, questo non è un sogno, papà caro. Sono proprio io. Grazie alle cure di Bella, il padre cominciò a riprendersi. Ma le due sorelle guardavano Bella con grande invidia, perché la ragazza si comportava ed era vestita come una principessa. Mi è venuta un'idea. Da questo momento in poi la tratteremo con tanta gentilezza da convincerla a non tornare mai più in quel castello. Se non tornerà fra una settimana, la bestia andrà su tutte le furie e le farà del male. Ti prego, Bella, resta con noi, non abbandonarci. Come faremo senza di te? Sentiremo troppo la tua mancanza. Sorelline. Bella credette che le lacrime delle sorelle fossero sincere e così cadde nella trappola, infrangendo la promessa con la bestia. Ma nella decima notte, dopo il suo ritorno a casa, oh no, ho infranto la mia promessa! Sono io, sono Bella, sono ritornata da voi. Oh, Bella, la vita era insopportabile senza di te. Così ho deciso di non mangiare più niente e mi sono lasciato morire. Ma sono felice di vederti almeno per l'ultima volta. Oh, no, non puoi morire, ti prego, non morire ora. Proprio adesso che ho deciso di sposarti. No, Bella, è tutto inutile. So che lo dici per consolarmi. No, non lo dico per consolarti. Voglio diventare tua moglie, questa è la verità. Sono qui, Bella. Come? Tu saresti? Ero vittima dell'incantesimo di una ninfa cattiva che mi aveva trasformato in quella bestia orribile. E l'incantesimo sarebbe svanito quando una fanciulla avesse acconsentito a sposarmi. Dammi la mano. Tu sei l'unica che ha saputo leggermi nel cuore nonostante il mio aspetto orribile. In sogno. Sono una ninfa buona e ho sempre vegliato segretamente sul principe. Il principe, hai detto?
Bella, tu sei una ragazza molto dolce e sensibile, che sa guardare nell'animo delle persone al di là delle loro apparenze. Sono sicura che sarai una regina perfetta. Io diventerò una regina. Su, appoggiati a me. Ritorniamo al nostro castello, maestra. Sì. Da quel giorno i due giovani vissero felici e contenti e Bella portò suo padre a vivere nel castello. Le sue perfide sorelle vennero tramutate in statue di pietra dalla ninfa buona, finché non capirono di avere sbagliato e non si pentirono del loro cattivo comportamento.